avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo, dello staff di NMF, e benvenuti nella player review di Forceback nella sua versione SIF con 84 di rating. Carta che ho spacchettato nel pacchetto del Foot Championship, scusate, quello in cui arrivi in oro dall'oro 3, oro 2, oro 1 nella classifica mensile per l'appunto del Foot Championship. Prima di iniziare questa review vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review, e vi invito a commentare qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere sul nostro canale. Il primo pro di Forsberg nella sua versione SIF è secondo me il dribbling: 86 con 90 agilità, 89 equilibrio, 78 riflessi, 87 controllo palla, 86 dribbling e 4 stelle skill. Anche le 4 stelle skill sono un pro, ragazzi, perché ha un dribbling molto molto interessante. Infatti per me è proprio tutto del dribbling come pro: agilità, è molto agile, equilibrio, mantiene molto molto bene l'equilibrio e ha un ottimo controllo palla. In più le 4 stelle skill sono davvero la ciliegina sulla torta. Altro pro, il posizionamento: fa parte del tiro 78 con 86 posizionamento, 78 finalizzazione, 80 potenza tiro, 75 long shot, 74 tiro a volo, 71 rigori, piede preferito il destro con 4 stelle piede debole. Anche le 4 stelle piede debole sono un pro. Posizionamento unito a Wargrace alto-medio, davvero mantiene molto bene la sua posizione in campo. Finalizzazione giusta, è un giocatore che segna ma non segna sempre. Ha una potenza tiro secondo me buona, così come il long shot. Altro pro, i passaggi, tutti i tipi: 85 con 90 visione, 80 cross, 88 corti, 76 lunghi, 81 effetto e 82 calci piazzati. I calci piazzati sono discreti. Questo giocatore fa sia gol che assist, devo dire, è una cosa molto positiva. Altri valori in carta: 80 velocità con 84 accelerazione e 76 velocità scatto. Ha una velocità in generale buona, non proprio il top. Fisico 75 con 85 resistenza, 72 forza e 71 aggressività. Diciamo, la forza fisica si sente un valore non deludente, una resistenza buona così come l'aggressività. Colpo di testa 67 con 68 elevazione e 55 precisione di testa. Ha un colpo di testa secondo me davvero deludente, però non è un contro, perché essendo un trequartista quasi mai o mai va a colpirla di testa. Come alternativa vi direi Ben Arfa. Tra le leggende Costa, nella nazione non ce ne sono, nella Lega Draxler. Dello stesso livello Bonaventura in form. Rispetto al base ha un più 49, rispetto all'IF ha un più 23, versioni che non ho provato. Gli stili d'intesa che vi consiglio di applicarli sono predatore più 3 tiro e passaggio e artista più 3 passaggio e dribbling. Il passaggio, magari se volete un trequartista con più caratteristiche improntate agli assist, anche se così nella sua versione base va già benissimo. Il tiro, se volete o arrivate molto spesso al tiro con i trequartisti e se tirate molto dalla distanza, è il dribbling per aumentargli magari l'agilità, o anche il dribbling se siete degli skillatori. Questa carta costa all'incirca 70.000 crediti, l'IF 70.000 crediti, base 600 crediti. È come contro inserito il prezzo, anche se non è un contro secondo me molto molto pesante, perché comunque più o meno li vale 70 o 50.000 crediti. È una carta da provare? A parer mio sì. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8. È un trequartista completo, passa, tira, dribbla e si propone molto in attacco. E devo dire, secondo me potrebbe essere una carta da non sottovalutare. Dunque ragazzi, vi chiedo di lasciare almeno 70 like. Qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!